La vita non è un esperimento da laboratorio. Non posso scrivere per legge antecedentemente, addirittura prima che quell'esistenza nasca, che il bambino non ha diritto a papà e a mamma. Non posso, come ci ha testimoniato lo stesso senatore e lo giudice, togliere, una volta uscito dal grembo materno, quel bambino dal seno della mamma perché non deve avere contatti con quella donna. E per me è nazismo. Questo si chiama nazismo e non è una cosa buona. Non è una cosa buona. Dopo i casi singoli, i bambini che ci sono il primo a dirlo, dobbiamo tutelarli e ad aiutarli, ma non posso avallare un comportamento del genere, perché questo non è il diritto del bambino, è solo il desiderio dell'adulto. L'utero è in affitto, è nazismo, secondo lei? Prego? L'utero è in affitto, è nazismo, secondo lei? Assolutamente sì. Comprare la vita, andare a comprare a 100.000 euro la vita, è nazismo. Un esperimento da laboratorio non può essere vita. Personalmente preferisco molto di più le adozioni a questo punto, che andare a costruire una vita in laboratorio. Tema a cui...